Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane canasta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa, più il tempo di lievitazione. Gli ingredienti per l'impasto sono farina di tipo manitoba, uova, lievito di birra fresco, zucchero, acqua, sale, burro, noci, pecorino tagliato a cubetti e pancetta a dadini. Per la glassa, lievito di birra, miele, olio, sale, farina di segale integrale e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, le uova, lo zucchero, il lievito e la farina. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 3. Aggiungiamo il sale ed azionare il bimby in modalità spiga per 2 minuti. Azionare il bimby per 5 minuti in modalità spiga e dal foro del coperchio pian piano aggiungere il burro. Aggiungere la pancetta, il pecorino e le noci ed azionare il bimby per 2 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto. Formare un panetto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 12 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, trasferire in uno stampo per panettone da un chino ben imburrato. Lasciare lievitare coperto fino a quando non raggiungerà i 3 cm dal bordo. Nel frattempo preparare la glassa. Per la glassa servirà lievito di birra, miele, olio evo, sale e farina di segale integrale e acqua. Mettere nel boccale l'acqua, il miele e il lievito ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 3. Aggiungere la farina, l'olio e il sale ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 3. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare per 2 ore. Trascorso il tempo, il pane è ben lievitato, adesso cospargere la superficie con la glassa. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 50-60 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. Mi raccomando, posizionarlo nella parte bassa del forno. Il pane canasta è pronto, lasciare raffreddare prima di servire.
pane canasta. Grazie e alla prossima ricetta!